Dio spaccare, spaccare il cielo per fare giovani, giovani amori. C'è chi ti inganna, c'è chi comanda, e qui in silenzio tu senti sta. È lo potere che forza le potenti, è lo silenzio che ammazza le innocenti. Apro le pugna contro le dita, resto che sogno e scurra la mia vita. Malamatri è il titolo del nuovo album, il primo da solista di Mimma Udino, che uscirà in primavera. Ma Malamatri si intitola anche lo spettacolo che è stato proposto questa sera al numeroso pubblico presente al Teatro Comunale di Badolato. Ecco, quali elementi caratterizzano questo progetto musicale? Beh, diciamo che questo progetto è stato partorito, diciamo, piano piano, non tutto in una volta, perché è un progetto che già nasce da qualche anno fa e che io stavo già cercando di mettere a punto varie situazioni per cercare di fare anche qualcosa oltre a quello che era la mia, diciamo, normale attività da musicista, come voi ben sapete, conoscete tutti quanti. E quindi questa cosa è maturata piano piano nel tempo, è stata un po' la condizione sociale in cui noi stiamo vivendo in questo momento, che mi ha portato proprio a riflettere, a pensare, a fare qualche cosa per cercare di sensibilizzare un attimino tutti quanti noi, insomma, perché abbiamo imboccato una strada molto pericolosa e ognuno di noi deve cercare di fermarsi un attimo, riflettere e dire che cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, che cosa abbiamo fatto. Cioè, sono tutte domande che ognuno di noi deve cercare di farsi ogni giorno, perché insomma quello che noi stiamo vivendo oggi è veramente una tragedia. E io voglio dire queste mie cose in musica, non sono né un politico, non sono né un oratore, quindi a me piace esprimermi come so farlo io, attraverso la musica cerco di spiegare queste cose. Io appunto in questo progetto mi sono avvalso di musicisti, di alcuni amici veterani come Giuseppe Drosi alle percussioni, Peppe Nardo al basso e Nicola Spanò alle percussioni, e poi ci sono i due fratelli Giuseppe e Attilio Gualtieri, in cui io ho posto totalmente la mia fiducia. E per l'appunto volevo ringraziare anche Anna Maria De Luca e Luca Michienzi, che stanno collaborando, stiamo collaborando insieme in alcune cose che stiamo facendo con il teatro. E poi voglio citare anche Josephine Cariotti, un'altra bravissima cantante di Badolato, e poi volevo ringraziare anche tutti quanti quelli che mi hanno aiutato in questo progetto, che sono Isidoro Ermocida, Ciccio Brancia, Roberto Giglio, ragazzi che come... Rispetto a tanti giovani che stanno scappando dalla nostra terra, loro hanno avuto questo coraggio, hanno fatto questa scelta di rimanere nella nostra terra, nella nostra mala madre, e cercare di fare qualcosa tutti insieme, perché se tutti i giovani se ne vanno, dove andremo a finire? Cioè, che cosa succederà? Quindi parte dall'analisi del contesto attuale per poi alla fine lanciare un messaggio di speranza anche ai giovani. Certo, soprattutto di speranza. In questo periodo, in questo momento, veramente abbiamo bisogno tutti quanti di essere forti e sperare e cercare di volerci bene tutti quanti, perché la vita è un pugno e quindi apriamo questo pugno e cerchiamo di abbracciarci tutti quanti l'un l'altro, volerci bene, amarci e vivere la vita come meglio si può fare, come meglio noi uomini sappiamo fare. Quindi vi auguro a tutti buon anno e tante 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 belle cose. Questa sera lei ha privilegiato la dimensione intimistica, ecco, ma Mimma Udino tornerà ad esibirsi nelle piazze, magari al fianco degli altri componenti dei Marasà? Certo, certo, questa è una parentesi che si è aperta, che sicuramente non si chiuderà, me lo auguro, che comunque io con i miei amici, con gli altri musicisti dei Marasà, principalmente con Sergio, abbiamo un rapporto che è maturato in un anno, cioè, è una vita che stiamo suonando insieme, quindi continueremo sicuramente a suonare come abbiamo sempre fatto. Thank you.
pensamento.